Allora, non c'è solamente le fonti TV, ovviamente, che parla che dedica insomma spazio, ampio spazio all'8 marzo e al tema sociale e sul lavoro delle donne, ovviamente. Il primo ad averlo fatto, il primo anche per importanza, oggi è stato Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, il quale ha detto, e lo riportano un po' tutti i siti online, 8 marzo Mattarella, femminicidio, fenomeno impressionante. Rispettare le donne anche col linguaggio. Parità di genere è questione culturale. Questo è il titolo che ci propone Repubblica nell'intervento del Capo dello Stato in occasione della cerimonia al Quirinale. Se si parla di questo tema, possiamo tornare anche a pieno in studio, è perché evidentemente, insomma, il processo che deve portare alla, non dico alla soluzione, ma alla lotta al femminicidio evidentemente continua a essere forte. Insomma, sappiamo come le principali violenze avvengono all'interno delle mura di casa. Ad esempio, il concetto è o sei mia o di nessun altro, e si generano violenze e anche situazioni che diventano anche più gravi da questo punto di vista. Si sta lavorando per risolvere e per lottare contro questo fenomeno. Lo si può fare anche semplicemente insegnando alla donna in questione, a chiunque abbia bisogno, semplicemente a difendersi. Noi siamo in collegamento con Gabrielle Fellus, che saluto, eccola, insegnante di Krav Maga. Io peraltro chiedo alla regia di mostrarci anche il sottopancia, perché non mi sono scritto il livello a cui sei, È il tuo livello livello di. expert e a oggi, come International Krav Maga Federation, sono l'unica donna in Italia ad Esatto. aver raggiunto questo livello, quindi Non ci ti ho siamo. chiesto esatto se sei ancora l'unica in Italia, perché poi io con te Io ho avuto spero modo che di. sarà ancora per poco, perché mi auguro che tutte le donne si formino per diventarlo, però a oggi ancora sì, sono la prima, spero di rimanere la prima, ma non l'unica, ecco, questo sicuramente. Certo, tu hai una scuola, insegni l'autodifesa e ti capita di incontrare storie di donne, ovviamente molto, storie Difficile. forti, di donne non sempre forti e che in qualche modo cercano, insomma, ti chiedono Supporto. aiuto per poter in qualche modo sopravvivere, perché poi magari a volte è questa l'espressione più corretta in determinate situazioni, insomma, e va così da quanto tempo? Allora vi spiego, io Prego. dopo che ho fatto questa formazione molto speciale, molto particolare, che tra l'altro ho raccolto in parte, proprio in parte, ma a un certo punto mi sono resa conto, quando ho partecipato a un gruppo speciale formato da donne purtroppo post-aggressione, post-violenza, quindi mi sono resa conto che era inutile insegnare le tecniche di difesa, perché qua purtroppo l'aggressione l'avevano già avuta. Quello che doveva cambiare in loro era la testa, innanzitutto per imparare a rispondere, a reagire, ma non con la violenza purtroppo subita, ma cambiare quella testa che oramai si era abituata, che questa situazione quasi quasi era diventata normale, che si sentivano in colpa perché quasi quasi era colpa loro se questo succedeva, e poi che si meritavano tutto questo. E questo, ecco, è una parte attraverso la quale io davvero, attraverso degli step di lavoro, attraverso degli esercizi molto speciali, ho scritto un metodo che oggi si chiama proprio metodo Fellus, che ha lavorato all'interno di aree molto difficili come il soccorso donna all'ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, il CASD, come all'ospedale Fatebbene Fratelli, dove comunque c'è un'area, diciamo, dove i giovani, no, si trovano ad affrontare delle realtà come lo stesso stalking, come delle difficoltà davvero. E ti senti come se tutto il mondo ti cadesse addosso e tu non riuscissi più a reagire. Beh, non è vero. Ci sono degli strumenti che una volta imparati, e io vi dico che ho avuto tantissimi casi, cambia la testa e cambia la forza con la quale si può iniziare a reagire. Io lo trovo davvero fondamentale questo punto, ecco. Insomma, bisogna, al di là dell'insegnamento delle tecniche di difesa, che lo hai ricordato anche tu, non è che servono a rispondere panfere e focacce all'aggressore, ma si cerca di metterlo nelle condizioni tali di non reagire nel momento in cui poi si scappa, insomma, dall'aggressore, cioè non diventa un combattimento, uno solo rimane in piedi. Si fa in Ecco, modo io di. userei Prego. degli strumenti diversi, perdon, cioè non è una questione di quanto io tiri fuori la, a parte che devo cambiare la mia testa e tirar fuori Deve la cambiare. mia No, di no, volevo colpo. arrivare.
arrivare a questo, esatto, cioè il problema spesso nasce dal punto di vista della mente, insomma, tu hai detto cose importanti, cioè ci sono figure che ritengono poi quasi che diventi routine, no? La violenza domestica, le molestie, insomma, situazioni tali che accettano una situazione che in realtà non può essere accettabile. Ma certo, infatti bisogna imparare gli strumenti che sono innanzitutto prevenire, capire quando sono i suoi primi momenti, perché si può leggere, cioè la donna che purtroppo subisce le aggressioni le conosce molto bene e quindi dal momento stesso in cui capitano ci sono degli strumenti che sono importantissimi, imparare a rispondere, imparare, ecco, a denunciare per portare avanti poi la denuncia fino in fondo e ad avere quella forza necessaria per dire basta. Cioè, voglio uscire da questo tunnel, perché quando uno decide, vi posso garantire che la vostra vita cambia e poi le strutture che ci lavorano dietro sono straordinarie, sono moltissime strutture associative con le quali io collaboro, che lavorano davvero molto bene e le storie si risolvono. Io ho delle donne, scusate, giusto per dire una cosa positiva, perché è bello sentire qualcosa di positivo, che oggi vivono libere, hanno nuove storie, i bambini sono ben strutturati e che riescono effettivamente poi a portare avanti fino a fondo una situazione che chiaramente più le sosterremo anche legalmente, lo dico fra le righe, anche se le cose sono migliorate molto, e meglio sarà. Ecco, questo è importante. Ricordiamo alcuni dati purtroppo, insomma, drammatici. Sono dall'inizio del 2021 sono 11 le donne vittime di femminicidio, poi ci sono, insomma, i casi di violenza domestica i cui dati non sono mai veritieri, no? Lo hai detto poco fa, perché poi si tende a non andare a denunciare per timore di reazioni ancora peggiori, quindi insomma ovviamente serve un cambio di passo proprio a livello, non dico culturale, ma quantomeno bisogna lavorare sulla testa prima che, no, sulle singole tecniche, che peraltro abbiamo visto anche in alcune immagini che abbiamo preso dal web, dal canale di Maddalena Corvaglia, che è una delle tue, diciamo così, allieve, sostenitrice, meravigliose sostenitrice, donne, certo, che mi hanno aiutato tantissimo, perché quando voi, e questo ringrazio anche voi che mi avete ospitata, le donne devono sentire anche, e questo dà un incentivo a loro a, diciamo, contattare le persone per poter essere aiutate, perché da sola non ce se la fa. Cioè, quando una persona aggredisce, questo è quello che ho studiato nell'area della security più avanzata al mondo, cioè c'è qualcosa che si chiama freezing, uno si congela, non riesce a parlare, non riesce a reagire, per cui si reputa stupido o stupida, cioè non riesce a reagire, quindi basta, sono inefficace. Invece questa purtroppo è una reazione scientificamente provata, che quindi bisogna allenare lentamente a trovare quali sono gli strumenti per tirarsene fuori, e guardate che ci sono, e con questo, diciamo, con il metodo, con questo metodo e tantissimi altri sostegni, ci se la fa. Quindi usare la voce e dire basta, tu devi andare via, non ce la faccio più, uscire prima che questo cominci ad attaccare, cioè prendere la porta di casa e scappare, entrare, diciamo, comunque in un'area sicura, preparare una borsa se ho dei figli e per poter andarsene via al momento giusto. Cioè ci sono proprio dei sistemi attraverso i quali una persona acquisisce sicurezza, forza, fiducia in se stessa, perché è chiaro che chi ti degrada perché sei debole, perché comunque c'è quella dose, scusate se lo dico, di vigliaccheria, perché non attaccherebbero mai uno, certo, di pari livello con la stessa forza. Guarda caso, attaccano una persona dentro casa perché segna e segna per sempre. Prima di tutto io sto seguendo un progetto che lavora sui maltrattanti, perché se noi non andiamo a lavorare sulla radice del problema, che è la cultura maschile, che è quella che sei mia e se te ne vai io ti uccido, beh, insomma, ecco, in questo senso abbiamo la responsabilità anche noi donne, come quanto mamme, perché noi dobbiamo educare i nostri figli ad essere lasciati, a non essere onnipotenti per la mamma, così perfetti. Se la donna, diciamo, lascia il proprio ragazzo, che è in quel caso il proprio figlio, bisogna insegnare a dire beh, amore, ne troverai un'altra, cioè insegnare la cultura del rispetto, e nasce da bambini, ve lo posso garantire.
Assolutamente, siamo d'accordo. Abbiamo affrontato questo tema anche in altre sfumature, ma si parte sempre da lì. All'Istat, in un report pubblicato a febbraio, ha rilevato che nel primo semestre 2020 gli assassini di donne sono stati pari al 45% del totale degli omicidi, soprattutto hanno perso la vita proprio in ambito affettivo familiare, che va più o meno incontro a quello che stiamo dicendo, il 90% del primo semestre 2020. Il tema del femminicidio e le dinamiche che ci hai raccontato, Gabriele, sono anche abbastanza simili nell'ambito del bullismo, specie tra i più giovani. Io c'ero in una delle tante convegni che avete organizzato in cui si parlava soprattutto di bullismo tra i giovani. Senza dubbio, perché la dinamica sociale che un ragazzo deve affrontare quando è ragazzino, guardate dalla tenera età, io lavoro con dei bambini o delle bambine di 6 anni, a partire da 6 anni, lasciano il segno per tutta la vita. Cioè, come una persona viene aggredita tutti i giorni, e badate bene, è obbligatorio andare a scuola, per cui io non parlo con i miei genitori a volte perché mi vergogno, questo senso della vergogna, per cui io non condivido le aggressioni che vivo tutti i giorni. E mano a mano questa cosa entra nel mio DNA, per cui divento etichettato come, scusatemi la parola, lo sfigato, perché così mi trattano, e così divento. Per cui mano a Certo. mano parlo sempre di meno, sono sempre più isolato, mi viene quella postura, quella chiusura lampo alla bocca, lo sguardo che guarda a terra, per cui questi ragazzi non vivono più. Ecco, voi non avete idea con questo progetto quanti ragazzi sono riusciti a rispondere, quanti ragazzi hanno capito che effettivamente anzi, siamo tutti attaccati o presi in giro, derisi per un difetto che noi abbiamo, no? Per cui o ci accettiamo e ci amiamo per quello che siamo, quindi acquisiamo quella nostra autostima che ci permette poi di dire: vabbè, sono grassa, altro da dirmi? Non ce l'hai? No, vabbè, io posso dimagrire, ma tu, col tuo cervello, fondamentalmente non puoi ingrassare, no? Quindi rispondere e ironizzare un po'. Io lo dico, lo sto dicendo con tutta la forza. L'ironia e l'autoironia, cioè non dobbiamo rappresentare diciamo, quel mito della perfezione e della bellezza. Io credo che noi siamo così meravigliosi come siamo, e ognuno di noi ha un percorso, un cervello che dobbiamo riattivare, ricollegare al corpo, e questo è un po' il mio lavoro, ecco, questo è quello che faccio tutti i giorni. Allora, ultima domanda per Gabriele. Mi pare di capire, regia, che non riusciamo a invitare anche la prossima ospite, cioè dobbiamo interrompere la comunicazione con Gabriele per avere poi la prossima ospite? Ok, no, no, allora forse ce la facciamo. Intanto che lavoriamo su questo fronte, Gabriele, ti chiedo di parlarci anche del libro in uscita, forse è già uscito, È adesso ci uscito il 4 spieghi. Dal marzo, 4 eccolo qua. marzo, quindi ci siamo, si chiama La palestra dell'autostima, eccola qui, questa è la copertina, edizione Sonzogno, 7 passi per riconquistare il rispetto che meriti. Mi pare che il rispetto fosse una delle parole chiave all'interno della nostra piccola chiacchierata. Certo, perché io insegno innanzitutto a rispettare gli altri, perché nel progetto c'è anche il bullo, ripeto, il maltrattante, quindi cambiare e insegnare proprio la gestione della propria rabbia. Se sei arrabbiato, esci di casa o ti sfoghi da un'altra parte, non con coloro che sono più vicini a te, che è la famiglia. Primo, e la seconda cosa però imparare a farsi rispettare, perché questo credo che sia uno dei nostri obiettivi fondamentali. Guardate, a volte basta che in ufficio, a casa o in qualunque situazione della propria vita, basta una battuta, quando viene deriso davanti agli altri. Beh, a un certo punto bisogna anche considerare se quella battuta è ripetitiva e quindi alla fine devo cominciare a imparare a rispondere, oppure capita, per amor di Dio, insomma, si può ridere anche di se stessi. Ci sono dei limiti. Ecco, io insegno, diciamo, quello che è il concetto dello spazio, cioè quando tu puoi varcare la soglia della mia vita e invaderla tanto da distruggermi, e allora segnare un confine oltre il quale ci butti fuori tutte le persone che ti stanno facendo male. Ecco, quindi questo, buongiorno, quindi abbiamo una nuova grandiosa, se posso dire, ospite, lo dico Eccola. io, perché mi piace da morire. Spontanea, quindi è una bellissima, cioè siamo abbastanza in linea, quindi sì. Quindi la forza delle donne sta nel fatto che si può
imparare a trovare quelle strade affinché, voglio dire, non ci sia più nessuno che mi possa far male, e quindi quello che troviamo dentro di noi è la resilienza, perché badate bene, un'esperienza negativa non vuol dire morire, vuol dire magari romperla, trovare le soluzioni, secondo me, per iniziare una nuova vita, no? Quindi qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo, e ne aggiungiamo di altro, perché insomma l'avete visto anche dalle immagini. Abbiamo un altro ospite che si è collegata con noi, che è Adele Bernocchi, e che mi permetto però di chiamare anche Queen Maya. Vediamo se... Esatto. Su Altezza. Mi senti? Eccoti. Ciao, qua. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Grazie dell'invito. Ciao Queen Maya, perché ti chiamo Queen Maya? Perché è il tuo nome da battaglia. Adesso continuiamo a parlare in qualche modo di situazioni violente, ma per alleggerire, non bisogna alleggerire il tema del femminicidio, ma insomma per raccontarvi anche un altro aspetto di quello che accade e del gender gap e di quello dei passi che si possono fare in avanti, non solo indietro. Queen Maya, beh, insomma, è una campionessa di wrestling, proprio quello che vedevamo, insomma, ai tempi degli anni 80, anni 90 in televisione, e che in qualche modo ci hanno in qualche modo coinvolto e travolto in positivo da quando eravamo bambini. Beh, insomma, è la prima wrestler italiana, correggimi se sbaglio, regina, insomma, Queen Maya, ad aver lavorato anche con la federazione più importante, quella americana. Allora, intanto grazie appunto dell'invito, sono contenta di essere qui. Ciao, sono un piacere contenta nostro. Di parlare di, insomma, di donne forti, di tutte queste donne forti che fino adesso non hanno parlato. Sì, io faccio wrestling, il famoso wrestling americano, ecco, Hulk Hogan, John Cena, tutti, insomma, questi personaggi che tutti vediamo in televisione, e sono felicissima di far parte di questo mondo che veramente amo tanto. Sono stata fortunata, sono appunto una delle prime ad aver messo un piccolo piede in WWE, nel senso che ho sostenuto un tryout e quindi ho fatto un provino per loro, insomma, poi ho fatto un match, anche se era un dark match, però insomma posso dire di aver calcato quel ring, quindi diciamo che le mie soddisfazioni in questo settore me ne sono tolte. Sono contenta perché come donna mi sento di aver aperto la strada a molti ragazzi, a molti maschi, sinceramente. Posso dire di aver raggiunto dei bei traguardi da donna in uno sport maschile, e lottandomela da pari, insomma, mettendo in campo quelle che sono le caratteristiche, cioè che è necessario in uno sport per avere un po' di successo, insomma, per fare qualche cosa in avanti, cioè impegno, molta disciplina, sacrificio. E alla fine ho fatto, insomma, i miei passi, ho lottato in America, in Giappone, moltissimo in Europa, e sono contenta di aver potuto mettere l'Italia sulla mappa di questo sport così particolare. Peraltro, in una delle tue interviste più famose, l'espressione più forte che emerge è: se possono farlo gli uomini, possiamo farlo anche noi. Non solo potete farlo anche voi, ma insomma negli ultimi anni si stanno, non solo la figura femminile è sempre più messa in resa. Oh, finalmente vi vedo tutte e due, ed è un piacere essere in mezzo. Poi sentiamo anche magari Gabriella. Hai paura? Forse gli vale la pena, va bene. In effetti sì, però dicevo... Ti sei messo un po' bene, ma insomma, non lo so, ecco, stai attento a quello che dici. Basta che faccia il bravo, dai, basta che faccio il bravo. Dai, scherziamo. No, lo so, ma è giusto che scherziate. Dicevo, in questo settore molto maschile, nel senso che nasce comunque, no, cioè fare a botte è più maschile che femminile, quantomeno negli stereotipi e di come viene percepito questo sport, che è sport intrattenimento. Si tende a dire che è finto, non mica tanto finto, forse è predeterminato. Si decide di raccontare una storia all'interno del ring, tra un buono e un cattivo, una buona e una cattiva, il finale è predeterminato, ma insomma a volte le botte sono vere. Io poi l'ho vista anche dal vivo, Adele aveva dei lividi mica da ridere, insomma, sulle gambe, sulle ginocchia. Però dicevo, questo è un settore in cui la figura femminile è sempre più in primo piano, tant'è che la figura principe, mentre prima una volta c'era Hulk Hogan come figura più importante e più famosa, è diventata una donna nel corso degli ultimi anni, e cioè Becky Lynch in America. Non solo,
uomini e donne adesso combattono uno contro l'altra, quindi c'è un'apertura, qui poi restituisco la parola ad Adele che ce lo spiega meglio, c'è un'apertura da parte dell'universo maschile nei confronti di questi incontri anche a uscire come sconfitto, perché come detto è una storia che si racconta, non si raccontano due persone che fanno a botte e vince il più forte e il più brutto. È una differenza forse sottile, non immediata, ma che una volta che si capisce viene apprezzato da chi sta sul ring e anche da chi guarda. È vero. Allora, il wrestling ovviamente sì, nasce come uno sport prettamente maschile, però le donne sono uscite ad aprire un proprio cammino. Perché l'immaginario inizialmente vede insomma le donne, la lotta nel fango piuttosto che le vallette. Certo. Magari, ecco, in realtà, soprattutto negli ultimi tempi, le donne hanno saputo ritagliarsi un ruolo proprio da lottatrici, insomma, alla pari degli uomini. Quindi hanno durante gli show di wrestling, insomma, c'è il match principale, è il main event, è l'ultimo match della card. E ci sono stati degli eventi importanti, anche una WrestleMania, anche l'evento di wrestling più importante in America, e dove le protagoniste erano donne, quindi un match femminile. Ed è bello pensare che in un mondo popolato da uomini ci sia la possibilità che un promoter, insomma, possa pensare a una donna come volto della propria federazione, come quella che vende i biglietti, perché comunque è uno sport spettacolo, c'è cioè un pubblico. Chi può essere l'immagine della mia società? Una donna, insomma, non un uomo, una montagna di muscoli, ma una donna in forma che, oddio, eccomi. Oh, finalmente vediamo un po' di immagini di Queen Maya in azione, perché insomma, ripeto. In Inghilterra contro una ragazza greca. Ragazza greca, ok. Beh, esatto. Gabriele, come ti sembra sul ring Queen Maya? No, io l'ho vista, cioè devo dire, la amo follemente, anche perché guardate, è finto, ma le botte secondo me... No, le prendo. Cioè le cadute, io ho visto delle cadute pazzesche, secondo me. Infatti fa male. Vediamo, insomma, chi dice che è finta, perché appunto, come dicevi tu giustamente, Giacomo, è uno spettacolo, ha una componente di spettacolo, si racconta le storie, le rivalità, però di fatto è veramente uno sport fisico, uno sport di contatto. Mi sono rotto un braccio, vari lividi, si picchia forte, si impara a cadere, è proprio anche molta, molta tecnica, dietro quello che può sembrare molto semplice, molto finto, facile, invece c'è dietro molta, molta forza, molta tecnica e non è facile appunto come può sembrare. Qui ad esempio, in quelle immagini che vediamo, ad esempio ti vedevo un po', diciamo, arrabbiata, facevi la parte della cattiva, immagino. Io sempre. Sempre, io sì, sono... capito Gabriele, spesso, lei è sempre la cattiva. La parte della regina cattiva che ci sta, dai, la regina ci può anche stare un po' di altezzosa con tutte queste principesse. Anche perché hai un'altezza... La cosa che si diceva, i maschi contro le femmine, no? Sì. È un po' lo stesso concetto, quindi può essere, nel resto non c'è una questione di peso. Quindi può anche esserci un match con 150 kg contro 100 kg, quindi è un po' lo stesso concetto, quindi una donna può vedersela sul ring anche con un uomo, ovviamente si racconta una storia di quel tipo e la donna con l'agilità, con l'intelligenza, con la furbizia, con la velocità può anche sovrastare la forza brutta, insomma come poi ci ha insegnato Gabriele non è una cosa assolutamente impossibile. Assolutamente. La tecnica con l'astuzia si può fare. Quando comunque ti trovi davanti a un combattimento con un uomo, tu sai benissimo che qualche colpo lo puoi prendere e devi accettare anche questo, io lo dico sempre. Non pensiamo che queste, quando sei in strada, comunque c'è un'aggressione, non parta prima il colpo dall'aggressore che ci sorprende. Ma bisogna accettarlo, non si muore per un colpo. Siamo molto più forti di quanto insomma crediamo, eccolo qua. Quindi, ecco, questo è un vedete, insomma, c'è. Quindi sono completamente d'accordo, cioè fa bene pensare che innanzitutto credo che questa è una filosofia comune, cioè che noi ce la possiamo fare e dipende molto dalla testa e ovviamente anche degli insegnanti che io ho avuto per esempio per quello che ho raccontato che mi hanno veramente aiutato a cambiarla ed arrivare alle stesse mete, agli stessi livelli degli uomini lavorando in grande sintonia tra l'altro con loro perché anche nel nostro sport ti dirò gli uomini hanno accettato di buon grado di dividere il ring con le donne, ovviamente come tutti gli altri, insomma, dobbiamo anche noi dimostrare il rispetto a nostra volta, quindi impegnarci,
a volte è più difficile forse convincere il pubblico che dice oh, è impossibile una donna, invece poi però vedono come picchi e si ricredono. Quindi ecco, i uomini però ci stanno aprendo, ecco, ci stanno dando, cioè si stanno ricredendo, stanno abbassando un po' questo muro che inevitabilmente purtroppo anche per la cultura c'è. La donna è uno sport da uomini, che cosa vogliono, vadano a fare la calzetta, e invece si stanno ricredendo. La cultura del rispetto è acquisita proprio grazie a figure probabilmente come noi, che ci trovano in mezzo al loro mondo, che all'inizio magari ho avuto degli attacchi un po' più, no, discriminanti perché ero una donna, però di fatto poi una volta accettato credo che noi abbiamo aperto veramente le porte per dire ci siamo e possiamo farlo. Spero davvero che anche altre ragazze, appunto vedendo un esempio di donne forti, possano dire davvero anch'io posso farlo, anch'io tutto sommato sì, un livido, il giorno dopo sono un po' così, però caspita, su quello che ci voglio tornare, posso dire la mia, posso avere successo. Poi il wrestling per una donna è bello anche sotto tanti punti di vista, al di là della sicurezza che ti dà, ti butta fuori dai tuoi limiti, ti fa anche buttare fuori dalla timidezza e anche accettare magari delle... una fisicità che magari non è quella di una modella, ecco, perché insomma alla fine sono alta, è un punto di forza l'altezza, no? Anche essere, avere una fisicità diversa nel wrestling è un punto di forza, perché se sei piccolina fa niente, puoi saltare, se sei un pochino più robusta vuol dire che sei più forte e puoi far forza di questa tua caratteristica, quindi... E anche per le donne, assolutamente. Queen Maya, peraltro, Gabriella, tu lo sai, ma non è esattamente piccolina. Superi il 1,90 m? Adesso, l'altezza non l'ho notata così, ma la vedo proprio, diciamo, comunque come una bella... Ma guarda, quello che ha detto lei è importantissimo per le ragazze, scusami, perché io che lavoro nel mondo dei ragazzi, bullismo, eccetera, sono prese in giro, torturate, perché sono molto più alte dei compagni di classe. E invece ognuna di noi ha quelle... deve usare, come ha fatto poi Adele, quelle che sono le caratteristiche speciali, particolari che ognuno di noi ha, per poi andare avanti. Sono forte, sono alta, sono più bassa, sono più grossa, sono troppo magra, ognuna ha la magrezza, sono agile, sono un po' più, diciamo, strutturata, ho una bella massa, diciamo, per oppormi, cioè sono bellissimi questi messaggi, secondo me. Ragazzi, proprio la diversità fa top, cioè nel wrestling è proprio bello questo, che non ce n'è una uguale, proprio spingiamo anche noi le nostre ragazze a sfruttare la propria unicità, a sentirsi belle come sono e proprio farne un punto di forza, il loro essere uniche, il loro essere particolari. È una cosa su cui insistiamo tanto, ecco. Io spero, ovviamente, vero nome di Queen Maya, come ha detto Adele Bernocchi, spero anche che in qualche modo l'attività vostra possa riprendere, perché con la situazione Covid è tutto fermo, sappiamo che in America vanno avanti, ma con insomma predisposizioni e garanzie, loro stanno lavorando all'interno di una bolla, in Italia in generale altrove è più difficile, però ovviamente è importante riuscire a riprendere il prima possibile l'attività, perché comunque insomma è comunque un'attività appunto professionale, che porta, c'è un giro d'affari, piccolo, medio, quello ovviamente dipende, ma insomma c'è, e quindi è giusto che si possa riprendere il prima possibile. Il tempo ci è tiranno, ragazze, quindi vi devo salutare, però vi ringrazio, è stato bello, divertente. Grazie e sicuramente interessante. Per me è stato un piacere incontrare Adele in questo caso, mi auguro insomma di incontrarci insieme in qualche evento, e invitiamo ovviamente te a aiutarci, diciamo, nel nostro sparring. Mi faccio da sparring, va bene, volentieri, volentieri. Grazie, Gabriel Fellus, grazie. Adele Bernocchi, Queen Maya, grazie anche a te, buon lavoro e a presto. Ci fermiamo adesso, piccolo break pubblicitario, al rientro torniamo a parlare di donne e lavoro con la presidente Elena Ghezzi, quindi parliamo di Confartigianato Lombardia.